Allora, la premessa è, insomma, sapete, ci conosciamo da tanti anni, devo dire il mio background, sono 32 anni che insegno e faccio karate, sono 17-18 che studio Tai Chi e varie discipline cinesi. Quello che andremo a fare oggi è un programmino che praticamente deriva da uno stage un pochino più lungo, lo stage dura 1-2 ore e mezza. E andremo praticamente a vedere tutta una serie di esercizi che riguardano la nostra postura, ovvero sia come cominciare ad avere maggior confidenza con la nostra spina dorsale e come imparare a muoverla correttamente. Allora, siccome non abbiamo tanto tempo per questa cosa qui, e a me preme che voi vi riportiate a casa un esercizio, o al minimo un esercizio, per cui l'esperienza che vi dovete riportare a casa è un'esperienza motoria, quindi non se guardo capisco non funziona, se il corpo impara a farlo poi capisco ci ripenso e mi rimane. Quindi proprio per questo motivo qua ho detto, se ci sono domande che sono pertinenti alla modalità di esecuzione degli esercizi, allora mi raccomando fatele. E se invece domande sono punti di vista diversi oppure voler condividere altri tipi di esperienze, insomma cose che porterebbero a una discussione e soprattutto cose che interromperebbero il flusso degli esercizi, allora è il caso che le facciamo a fine sessione. Io ho voluto fare questa sessione proprio con fine alle 12, che corrisponde con l'ora di pausa, in maniera tale che io resterò qui, per cui se qualcuno, insomma, si può restare e chiedere, faremo lì la discussione. Bene? Allora, la scimmia nuda e il drago. Perché la scimmia nuda e il drago? La scimmia nuda perché, vabbè, questa è la citazione da un libro di Desmond Morris degli anni 70, in cui descriveva il nostro comportamento proprio andando a rivederci, ad analizzare come se fossimo scimmie in un ambiente moderno. Il drago perché nelle culture orientali il potere e la sinuosità sono rappresentate da questo animale mitologico, per cui è un po' come il punto d'incontro tra queste due cose. E il guaio che abbiamo qui, il mal di schiena. Ah, innanzitutto qui non è che andremo a curare il mal di schiena. Se qualcuno di voi ha dolori, questi esercizi non vanno fatti. Gli esercizi vanno fatti quando uno sta bene, allo scopo di prevenire. Chiaro? Come un esercizio per il quadricipite per stabilizzare il ginocchio. Lo posso fare se sto bene. Se mi sono fatto male al menisco, non è il caso di fare l'esercizio. Ok? Allora, qui partiamo direttamente dal discorso della scimmia. Questo ormai è un dato assodato, che da dove siamo partiti, piano piano noi abbiamo avuto questo tipo di evoluzione, e quello a cui dobbiamo stare estremamente attenti è questo tipo di evoluzione qui. E siamo, sì. La prima diapositiva sull'alimentazione sarà quella. Ah, bene, cioè, posso fornire la ragione. Ok, possiamo andare avanti. E qui, ecco, questa qui secondo me è una delle più importanti, perché noi siamo portati a pensare la spina dorsale, sì, la spina dorsale sta dietro e quindi ci regge tanto, ma se noi andiamo a vedere che cosa siamo noi effettivamente, nella nostra forma più arcana, noi ci sviluppiamo intorno a questa. Qui ho preso delle foto da 14 a settimane questa. E vediamo che lì tutto il feto si muove, si sviluppa intorno alla spina dorsale. Guardate, qui sembriamo addirittura una specie di tiranosauro arrotolato. Quindi questo proprio per avere, sapete, l'importanza della nostra spina dorsale. Si forma questa centralina qui e questa zona qui, che è tutta una serie di altre centraline e derivazioni. Quindi non va pensata soltanto come il bastone che ci tiene dritti e ci porta a spasso. Allora, qui nella presentazione originale era previsto uno spezzone di un filmato tratto da un documentario Extreme Martial Art fatto da National Geographic, che però ho segato perché se non ci mettevamo a vedere il filmato non avevamo il tempo. E loro hanno fatto un lavoro interessante perché hanno preso degli atleti, hanno riempiti di sensori in tutte le articolazioni e poi hanno ricostruito il movimento animando soltanto lo scheletro. E da questa animazione si vede proprio come, mentre qui diciamo è tutto vuoto, molle, la nostra zona centrale è qui, è direttamente sulla schiena. Queste sembrano veramente tante lucertole che si muovono. Il fatto di avere una spina dorsale, il fatto di avere le vertebre, è talmente importante e noi ce ne scordiamo che noi dividiamo il mondo animale in vertebrati
e invertebrati. Quindi questa è proprio una distinzione fondamentale, quello che fa la differenza tra una certa categoria di animali e un'altra categoria di animali. Quindi se andiamo a vedere strutturalmente, noi non siamo molto diversi da una lucertola, o se vi è capitato di vedere uno scheletro di balena. Abbiamo tutti quanti la spina dorsale, il bacino, le scapole, qui si vedono di meno, e gli arti superiori. Quindi effettivamente nella struttura di base non c'è una grossa differenza con quello che potrebbe essere un dinosauro, però se andiamo a vedere, noi non siamo come un mammifero. Qui ho portato degli esempi, questa è una scimmia, questo è un cimpanzé, questo è un gorilla, e questo è un cavallo. Guardate, noi qui abbiamo questa. Lo scimpanzé non ce l'ha, qui è dritto, il gorilla non ce l'ha, i quadrupedi che ce l'hanno, questo non si vede tanto, che questo non so, altri si vede di più, scaricano però il peso sui quattro arti. Quindi che cosa è successo? È successo che nella slide in cui abbiamo visto che da dove veniamo e dove andiamo, a un certo punto questa scimmia si è cominciata ad alzare in piedi. Per cui per passare da questa fase qui a questa fase qui è stato necessario fare un arco in questa zona, un altro arco in questa zona per poter guardare in avanti, e delle modifiche anche qui nella zona del bacino. Per cui andiamo avanti. Sono le cosiddette cifosi cervicali dorsolombare, l'uno opposto all'altro. Che servono anche per bilanciare. Ora, mentre questo tipo di curve in un quadrupede bilanciano e danno anche spinta, da noi possono creare un problema, perché infatti noi andiamo a vedere dov'è che noi abbiamo problemi principalmente. Abbiamo problemi in questa zona qui, che è quella che abbiamo modificato, in questa zona qui e anche in questa qui, quella che abbiamo modificato. È un po' come, volendo esagerare, se nella zona sacrale, insomma, un pochino più complesso, non riguarda quello di cui parleremo oggi. Per cui è un pochino come se la nostra evoluzione è ancora incompleta, sperando che non vada a finire in quel senso lì che ho chiesto prima. Andiamo avanti, grazie. Allora, questa qui l'ho voluta mettere perché mi preme che si comincia a pensare in maniera un pochino diversa. Allora, noi abbiamo un'idea del nostro corpo e dell'educazione fisica alquanto particolare, ovvero noi pensiamo ai muscoli, alla postura, in una maniera che non è naturale. E infatti queste due frasi molto... La tigre non pratica il bodybuilding e neanche i blondi di Rialto. Io volevo mettere una vecchia, una foto insomma antica di Schwarzenegger e i blondi di Rialto. Qui si vede che l'ideale di bellezza fisica classica, che è riferita a ciò che era veramente l'uomo, l'atleta, rispetto a quello che viene costruito. Perché c'è questa cosa qui? È successo a un certo punto in Occidente che si è passati dal fare la guerra con la lancia, la spada, e la sciabola, tutte queste cose qui in cui agilità, velocità e prestanza fisica erano fondamentali, ad un modo di fare la guerra praticamente per schieramenti. Ovvero sia dal 700 all'800 la guerra era fatta di persone che marciavano in quadrati, prima fila in ginocchio, seconda fila in piedi, caricare, sparare, boom, boom, boom. Per cui tutto quel concetto che c'era sullo sviluppo del corpo è stato sostituito, perché a un certo punto il soldato doveva essere il robot che veniva comandato per fare queste cose qui. Per cui era importante che si muovesse insieme agli altri, che avesse la stessa postura degli altri, e insomma, principalmente questo. E da qui viene anche il fatto che tutta la nostra cultura di educazione fisica deriva direttamente dai sistemi di addestramento dell'esercito prussiano, perché prima di De Coubertin, l'anestesista, non c'era gente che faceva l'atleta, non c'era niente, c'erano i giochi, ma il concetto di addestramento nella nostra cultura deriva proprio dall'addestramento militare, e non solo nella nostra, è in tutte le culture. Sono state anche delle ricerche sulle arti marziali in Cina, c'è un sacco di gente, principalmente era gente che era militare, che finiva di fare il militare e preparava la gente che voleva fare il concorso per entrare nelle. Ok, possiamo andare avanti. Allora, ecco qui. Quindi noi, nella nostra idea, anche da bambina, almeno io ricordo così, mi hanno insegnato che la spina dorsale è l'asse che porta tutto quanto a destra e a sinistra il corpo.
Se fosse così, quando uno muore e sarebbe in piedi, sappiamo che non è. Allora, la nostra sclerosale non è soltanto un asse, ha tantissime capacità, ha la capacità di flettersi, di torcersi e ha la capacità di muoversi a molla, come quella di tutti i mammiferi. Queste capacità, che negli animali sono ancora presenti, se vi capita, io dico sempre così anche ai miei studenti, dei migliori documentari sull'uso del corpo, i migliori filmati didattici, sono i documentari sui felini. E se vi capita potrete notare che tutte queste capacità sono esattamente in qualunque tipo di predatore. Allora, questa è la slide più importante di tutte. Ed è anche la penultima in cui farò delle chiacchiere. Allora, velocemente, c'è una storiella zen che si racconta in cui c'era un samurai che aveva un maestro zen e voleva conoscere questa filosofia zen. Il maestro lo fece sedere e cominciò a versargli del tè nella tazza. E man mano che versava la tazza straripava e quindi gli ha detto basta, insomma, è inutile che ce ne metti altra. E lui gli ha detto, perché questa tazza è come te, se tu sei pieno di cose è inutile che continui a mettercene delle altre. Essenzialmente questo non significa che uno deve svuotarsi la testa, significa che le cose, certi tipi di insegnamenti non vanno interpretati, ma vanno applicati. Questo perché, lo dico perché io ho voluto mettere questa domanda e fare questo discorsetto. Gli esercizi che andremo a fare non sono assolutamente difficili, da un punto di vista motorio sono veramente delle stupidaggini. Quello che li rende diversi è la modalità di esecuzione. Io userò vari esempi, varie immagini per suggerire non a voi ma al vostro corpo, alla vostra memoria antica, degli atteggiamenti del corpo che già conoscete. E su questi andremo a lavorare. Allora, il discorso qual è? Se io dico giriamo la schiena come se stessimo facendo questo, l'errore qual è? L'errore? Ah sì, quindi come se. Ah, quindi sarei come quest'altra cosa che faccio? No, non è come quella cosa che chi ascolta sta interpretando, è esattamente come sto guidando io. Vedremo più avanti. In parole povere, e la diversa interpretazione è questa, se stiamo giocando a pallavolo, non si può fare l'esempio, ah sì, quindi come a pallacanestro, ok, no, è un'altra cosa. Quindi io allora cercherò di seguirvi tutti quanti, uno per uno, faccio sempre così in qualunque lezione. Però cercate di attenervi alle indicazioni. Come ho detto prima, se c'è qualcosa che non è chiaro nelle indicazioni, nelle modalità esecutive, ve lo dite, se non vi vedo io e correggiamo subito. Ok? Di nuovo. E sempre riferito al discorso di prima. E alcune piccole indicazioni. Il nostro corpo sa già cosa fare. Quando succedono le cose tipo la forza della disperazione, non è che uno diventa più forte, è che a un certo punto il corpo scollega quel tipo di ragionamento secondo cui andrebbe fatto in un certo modo, dice adesso faccio io che so come si fa. Lo stesso, il corpo diventa la tigre che non ha bisogno di fare il bodybuilding. Questo è molto importante, noi dovremmo capire con il corpo, io voglio che voi vi riportate a casa una sensazione corporea, per questo non ci sono pezzi di carta da riportare indietro, se la sensazione corporea rimarrà vostra per sempre, un pezzo di carta è solo un pezzo di carta. Il pezzo di carta servirà dopo magari a ricordare quello che il corpo ha imparato. E di conseguenza, perché queste sono altre cose, tipo si fa con il corpo, fare con il corpo porterà la mente ad interpretare quello che stiamo facendo, fare il contrario non porterà a niente, per cui anche questo da qui, già che siete venuti io vi so far fare. Fermi, non è che avrebbe un granché di... Oh, bene, bene. Adesso facciamo una rapida carrellata degli esercizi. Con questo primo esercizio andremo a sciogliere la zona lombare, per cui ve lo faccio giusto vedere un attimo, il lavoro è questo qui. Ovviamente non si muovono le anche, ma è il corpo che si muove e la testa rimane ferma, in modo tale che la spina dorsale è come se venisse torta sotto le gambe. Dopodiché cominceremo a fare degli esercizi in cui è la testa che guida tutto il resto della spina dorsale. La testa è fondamentale, se fate caso per esempio ai documentari sui predatori, sui felini, tante volte si vede che
il ghepardo e il leopardo corrono dietro la gazzella. La gazzella scatta, il leopardo derappa perché non riesce a fare la curva, ma la testa rimane fissa sull'obiettivo. Se vi capita fateci caso, la testa praticamente da timone a tutto il resto del corpo, oltre a tenere il cervello, quindi anche una funzione motoria molto importante. Di conseguenza qui impareremo a guardarci a destra e a sinistra, girando soltanto la testa, ma facendo seguire dalla spina dorsale tutto il movimento. Qui con questo esercizio impareremo ad estendere la spina dorsale, perché abbiamo visto prima con la molletta, la spina dorsale può fare anche questo lavoro qui. Di nuovo, e qui impareremo a flettere a destra e a sinistra, ancora di nuovo. Qui il movimento sarà un pochino più ampio, per cui oltre ad allungare e flettere ci sarà anche un'estensione, una volta di un lato, una volta dall'altra. E diciamo, queste erano quasi preparatorie, adesso qui siamo pronti per l'esercizio vero e proprio. E qui praticamente impareremo a muovere la spina dorsale, adesso faccio solo vedere quello che fate fare con tutti insieme, snocciolando verso il quadro aperto. E dopodiché riprenderemo, diciamo, no, lo faremo, non mi preoccupa, non è niente di... Se c'è magari un problema di impedimento sterico si può risolvere. Esistono delle variazioni di questo esercizio. Ok, dopodiché, dopo fatto questo lavoro, riprenderemo il primo degli esercizi e alcuni esercizi proprio di scioglimento, per chiudere, che sono alla fine, che sono scuotere e sbadigliare. E qui se c'è tempo per un discorso sull'importanza motoria di sbadigliare, non tanto sul liberatorio. E niente, poi alla fine seguono delle indicazioni. Dicono che lo sbadiglio nasce all'esigenza di ossigeno. Sì, ma lo stiamo guardando. Se lo sbaglio quando sono, posso problema di ossigeno. Bene, e alla fine chiudiamo, mi sembra. Sì. Esatto, ho ridotto un po'. Ci sono delle indicazioni su come eseguire gli esercizi. Allora, gli esercizi sono in sequenza, il più importante è quello in cui incendiamo il srotolare. Può essere anche effettuato da solo, però premesso che facciamo prima tutta una serie di esercizi. Gli esercizi servono a prendere coscienza della propria spina dorsale, a mettere sensibilità in dei punti in cui noi non siamo abituati. Più guai. Sì.